esercizio, un blocchetto di un materiale solido sconosciuto, di cui non si conosce la densità, viene pesato prima fuori dell'alcol e poi immerso completamente nell'alcol. Il dinamometro segna 83 grammi peso e poi ne segna solo 70 grammi peso. Conosciamo la densità dell'alcol, che è un po' minore di quella dell'acqua. L'acqua sarebbe 1 kg al litro. Con questi dati dobbiamo calcolare la densità dell'oggetto. Fermatevi qui, fate pausa, provate a risolvere il problema da soli. Poi guardate lo svolgimento. Vediamo adesso lo svolgimento. La densità dell'oggetto, per definizione, è la massa fratto il volume dell'oggetto. La massa la conosciamo immediatamente perché sappiamo che l'oggetto pesa 83 grammi peso. Quindi vuol dire che la sua massa è 83 grammi, che portata in chilogrammi è 0,083. Il volume dell'oggetto invece lo possiamo ricavare dalla forza d'Archimede. Infatti la forza d'Archimede è la differenza tra la forza peso del cilindretto misurata fuori dell'alcol, 83 grammi peso, meno la forza peso effettiva. Il peso effettivo è 70 grammi peso misurato in acqua, in alcol. Quindi la differenza fra questi due è 13 grammi peso, cioè la forza Archimede è 13 grammi peso, infatti riduce il peso dell'oggetto da 83 a 70 grammi peso. Ma la forza d'Archimede è data da questa formula: la densità dell'alcol è G, il campo di gravità, e il volume del liquido spostato. Essendo però il blocchetto completamente immerso nell'alcol, il volume del liquido spostato è anche il volume dell'oggetto. Come indicato qua, il volume dell'oggetto è il volume di liquido spostato o anche il volume immerso. Quindi con la formula inversa ricaviamo il volume di liquido spostato, dividendo la forza di Archimede, 13 grammi peso, diviso la densità del liquido, cioè dell'alcol, per il campo di gravità terrestre. C'è però da fare un'equivalenza perché i chilogrammi si semplificano. I litri torneranno al numeratore e ci daranno il volume di liquido spostato, cioè il volume dell'oggetto, ma grammi peso e newton non si semplificano, perché sono due diverse unità di misura, del peso o in generale delle forze. Quindi dobbiamo trasformare grammi peso in newton o viceversa. Quindi intanto 13 grammi peso lo scriviamo come 0,013 kg peso, poi al posto di chilogrammo peso scriviamo 9,8 newton su chili. Cioè, anzi, 9,8 newton. Qui ho scritto che un chilogrammo peso è un chilogrammo per g. G si semplifica, chilogrammi anche, e il risultato viene litri. Il risultato è questo, quindi è il volume dell'oggetto, cioè del liquido spostato. Questo volume dell'oggetto lo vado a sostituire nella formula della densità dell'oggetto e quindi trovo la densità di questo materiale, che è una densità intorno a 5 kg al litro, giustamente maggiore della densità dell'alcol. Infatti, l'oggetto, se viene lasciato libero, affonda nell'alcol perché la sua densità è maggiore di quella dell'alcol. Ora, andando a vedere magari su qualche tabella, si potrebbe scoprire forse che tipo di materiale è questo che costituisce il blocchetto.